Amici di Vending TV, bentornati. Siamo con Francesco Ruggero, che è il responsabile commerciale di Geos Campania in questo Open Day dedicato alla FAS International. Buongiorno Franco. Buongiorno a voi. Allora, spieghiamo intanto che cos'è questo Open Day, come è strutturato, chi è venuto qui a far visita a voi, sia da parte della FAS International che tra i vostri clienti. Allora, buongiorno, come dicevo prima. Allora, diciamo che questo incontro è stato voluto da FAS ed è un incontro con tutti i gestori, diciamo un momento più ravvicinato rispetto ai soliti, alle solite fiere, anche perché c'erano... presentavamo dei prodotti nuovi tipo la Young Fast 300, che non è altro che l'evoluzione della Perla, eccetera, per cui ci è sembrato doveroso organizzare in rivendita un incontro con i gestori che ci seguono ormai da anni e che sono clienti FAS e che come sempre vi seguono in modo assiduo. Noi ci siamo ricavati proprio un angolino dove possiamo parlare, ma qui intorno ci sono tanti amici operatori del settore che sono venuti a osservare le nuove macchine presentate da FAS in questo Open Day. È il primo della serie che FAS International dedica alle nuove produzioni. Franco, io direi a questo punto di lasciarci, salutare gli amici di Vending TV e approfittare di questo piccolo vuoto per poter parlare con Flavia De Rossi, che si occupa del segmento Tritech per FAS International, e Giampaolo Bononi, che è il responsabile commerciale in capo per FAS International. Un saluto a tutti loro. Grazie, arrivederci, ciao. E noi a questo punto chiamiamo in campo anzitutto Giampaolo Bononi, che è il responsabile commerciale di FAS International. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentornato dinanzi alle telecamere di Vending TV, Giampaolo, ma per te ormai è una passeggiata. Infatti il concetto è che molte volte io e Fabio potremmo anche interscambiarci, lui verrà in FAS e io andrò a Vending TV a fare un po' di interviste, come ci è capitato, no? Sì, parliamone. L'uomo della notte del 2013 ha lasciato comunque il suo segno nella Vending Cruise. E allora Giampaolo, alle nostre spalle, alle tue spalle nello specifico, c'è la nuova macchina 300 bicchieri che sostituisce il modello Perla. Mi faccio dall'altra parte in modo che tu possa parlarne. Ecco qui. Allora, la nuova, quello che presentiamo quest'oggi in Geos Campania è la nuova gamma 2017, ricordando che siamo in piena attività per i 50 anni, quindi la famiglia Adriani compie 50 anni di attività e la FAS compie 50 anni di attività. Un momento per celebrare anche questa presenza nel mercato italiano, una presenza storica, per presentare la nuova gamma, per andare su due modelli di riferimento che abbiamo qua oggi: la FAS 300, dotata di tablet da 13.3 con possibilità di connessione remota e con tutte le facilitazioni di un sistema Android, e la nuova gamma in presentazione, che è la nuova gamma, la 6 spirale, che è qua di fianco a me, che è la Young. La Young, che sostituisce poi il vecchio duetto Young, che è... conosci molto bene. Che conosco molto. Potresti bene. Potresti parlare tu del duetto Young. In teoria sì, perché io in un tempo passato mi occupavo di gestione e diciamo che qualche pezzo ne ho comprato. Bene, allora... FAS 300 e Young. La Young viene presentata in due versioni. Per fare una piccola battuta simpatica, la Young ha come slogan giovane con esperienza. Volevamo chiamarla MILF, ma abbiamo preferito chiamarla Young. Quindi sei incorreggibile. Per cui abbiamo due versioni: la versione 1,70, che si mette di fianco e si va in abbinata alla macchina FAS 300, e la versione 1,83. 6 spirali. Caratteristiche che tutti si aspettavano da tempo su questo modello, con le caratteristiche standard di FAS: easy click, display grafico a colori, possibilità di display cassetti, frigorifero unificato e tutto quello che il mercato attendeva da noi in un'unica macchina che si chiama Young. Parliamo del controllo remoto, del cloud, di quella funzione che voi avete presentato in sordina come cosa un po' scontata, ma che in realtà è di fatto un evento straordinario, rivoluzionario per la distribuzione automatica. Sì, potevamo usare un vecchio slogan pubblicitario del rivoluzionario, ma oggi cerchiamo di essere semplici.
abbiamo cercato di lavorare su quelle che sono le nuove macchine, dando un'indicazione attuale, quella di possibilità di connessione. Non abbiamo utilizzato una tecnica proprietaria, ma abbiamo utilizzato una tecnica attualmente sul mercato che è Android. Quindi tutte le macchine sono contraddistinte da tablet Android che va dal 7 pollici sulle Faster e sul Tritec, di cui poi parlerà Flavia, alla macchina da 13.3 e alla 21 che arriverà con la Winnie, quindi è il completamento di gamma quest'anno. Fast Cloud, quindi una possibilità di collegarsi con password ID e possibilità di vedere la macchina da remoto, con conseguente possibilità di trasmettere i messaggi o di fare tutta una serie di modifiche o di interrogare la macchina in una sorta di telemetria gratuita gestita e data in uso al gestore, e dall'altra parte con inserita direttamente sulla nostra piattaforma. Possiamo inoltre dire che ha 4 serbatoi per i solubili, caffè da 1,4 kg, 300 bicchieri abbondanti e cos'altro? Ma direi che in questo momento ha tutta una serie di modifiche che sono state apportate a questa macchina e di migliorie, che è sicuramente la cosa più interessante, che sono state richieste nel tempo e che abbiamo atteso prima di inserire per averle tutte, per dare le risposte ai mercati e ai clienti che hanno richiesto da parecchio tempo in un'unica macchina che intendiamo presentare proprio in quest'anno, in questo 50° anniversario di attività di FAS. Giampaolo, direi che ci sarebbe ancora da parlare del nuovo design, del fatto che sono due pezzi, ma di fatto è come se ce ne fosse uno solo, che l'accoppiamento con la Young rappresenta un binomio perfetto per le postazioni di medie dimensioni da 30-40 consumazioni al giorno. Possono lavorare in master e slave? Certo, le macchine possono lavorare in master e slave, naturalmente sarà a cura di ogni gestione fare la valutazione se lavorare in master o in master slave. La possibilità ci sarà con l'inserimento della macchina slave, che sarà da 8 spirali, non sarà da 6. Naturalmente verranno presentate via via, direi che la fase clou sarà vendiberica, dove avremo tutta la gamma completa delle macchine che avete visto venire presentate nel corso dei vari roadshow di quest'anno e che nel corso della fine dell'anno saranno il completamento della gamma 2017, su cui puntiamo molto in termini di novità. Infine, abbiamo detto che quest'anno FAS compie 50 anni. Certo. La proprietà ha deciso insieme al management di realizzare questo roadshow fatto di open day nelle varie rivendite in tutta Italia. Questo è il primo appuntamento? No, è un appuntamento, è uno dei tanti appuntamenti, ma però il nostro leitmotiv e la nostra ragione di presentazione è essere presenti con i nostri partner. Geos Campagna è un nostro partner, sono anni che lavora con FAS. Volevamo avere il piacere di parlare con tutti i clienti di Geos, presentare i vari modelli, ma dall'altra parte dare anche tutta una serie di risposte, come anche oggi sta succedendo, che ci vengono richieste, che noi siamo lieti di dare in diretta, presentando poi i vari prodotti all'interno di quelle che potranno essere le varie occasioni di vendita. Siamo a metà del percorso di questa giornata, ci sono ancora un po' di ore, è venuta finora tanta gente a chiedere informazioni sui nuovi modelli, a documentarsi, a informarsi e guardare le macchine per appunto studiarle. Soddisfatto o rimborsato? Direi che la soddisfazione c'è sempre. Per tanti anni ho avuto la passione di fare queste presentazioni, perché credo che sia la parte principale, poter parlare. Io le ho sempre chiamate le campagne elettorali, sostanzialmente, per noi poter parlare con i clienti, potersi guardare in faccia, potersi in questo momento confrontare. Credo che la parte facciale di ognuno di noi, che in questo momento è la parte principale per poter metterci quello che è il cuore, la passione, e dare una continuità a quelli che sono i nostri prodotti che ormai tutti conoscono. Grazie Giampaolo, saluta gli amici di Vending TV. Un saluto a tutti da parte di FAS. In questi 50 anni ci siamo conosciuti e abbiamo continuato ad apprezzarci, e un augurio a tutti i telespettatori. Grazie, e noi ci vediamo tra pochissimo con Flavia De Rossi. Ed eccoci con Flavia De Rossi, la responsabile commerciale della divisione Tritec, il cui brevetto è stato acquistato da FAS International 2 anni fa. Tu manchi dalle telecamere di Vending TV dal lontano 2012, e quindi bentornata Flavia. Grazie.
Flavia, parlaci di questo apparecchio che si trova alla mia sinistra. Questo è uno dei due principali brevetti, è nello specifico un trituratore, va abbinato alle batterie di distributori automatici. E come funziona? Allora, praticamente il funzionamento è molto semplice. Io vado a introdurre il mio bicchiere all'interno del trituratore e automaticamente viene eseguita una triturazione del rifiuto con la massima riduzione volumetrica che si può ottenere, perché ovviamente il bicchiere, se lo vado a compattare, lo schiaccio ma tende poi a rigonfiarci, mentre se io vado a fare una triturazione del bicchiere, il bicchiere non torna più alla sua dimensione iniziale, è triturato alla massima riduzione di volume. Noi, allora, ora facciamo una cosa, abbiamo visto il movimento che ha fatto Flavia De Rossi, ovvero ha preso un bicchiere, l'ha inserito in questa feritoia ed è andato nello stomaco di Mangiafuoco. Apriamo questa macchina, possiamo mostrare che cosa è accaduto a questo bicchiere? Assolutamente sì, molto volentieri. E allora io lascio, parlo io a questo punto, perché lei doveva aprire la porta. Ecco, allora spieghiamo un attimo quello che è il tragitto. Il bicchiere viene inserito, cade nel tubo di raccolta del rifiuto, viene triturato all'interno del gruppo di triturazione, che è quello che è brevettato di Tritec, e cade all'interno del sacco in maniera rinfusa, tutto triturato. Sono pezzetti piccolissimi, come state osservando in questo momento. Che fine fanno questi minuscoli pezzi di plastica triturati? Il rifiuto triturato è un rifiuto indifferenziato che viene ridotto al massimo del volume e va gestito come rifiuto indifferenziato dell'area break, dove io posso inserire bicchieri, palette a zucchero, tetra pak, vasetto dello yogurt, tutto quello che è rifiuto indifferenziato dell'area break. Mentre abbiamo un compattatore che mi va a gestire la parte riciclabile dell'area break, che non sono altro che le bottiglie in PET oppure le lattine in alluminio. Questi sono i due rifiuti riciclabili dell'area break. Una delle funzioni che possiamo notare dalla parte frontale di questa attrezzatura è costituita dall'inserimento di un display da 7 pollici attraverso il quale possono essere proiettati dei filmati. Sì, allora il tablet ha la funzione di fare una comunicazione sull'area break, dove io posso andare a inserire video, come in questo caso un video di una storia della bottiglia che viene buttata per terra, posso andare a fare tutta la mia comunicazione legata proprio al discorso di comunicare all'utente quello che è il progetto ecologico Tritec, posso andare a cambiare tutti i messaggi visualizzati sullo schermo, posso inserire messaggi di ringraziamento, per cui grazie per aver riciclato il tuo bicchiere, e posso fare una sorta di marketing, oltre che sul tablet, anche su tutta la parte grafica della macchina, perché la grafica è completamente personalizzabile da capo fino in fondo, con colori, grafiche, immagini del cliente, che abbina poi il fatto di Tritec al gestore stesso, cioè nel senso che il cliente vede e abbina immediatamente la macchina al gestore come parte sensibile all'ambiente. Sono circa 2 anni che tu collabori attivamente con FAS International, FAS che quest'anno compie 50 anni, FAS che ha inventato il distributore di merendine nella distribuzione automatica italiana nel 1967 con il caro Antonio, che non è più con noi perché è andato via circa 2 anni fa. Vivi e respiri l'atmosfera FAS ormai da 2 anni. Ti piace questa azienda? Assolutamente sì, ho trovato un team molto collaborativo, una bella squadra, mi trovo benissimo a lavorare in FAS, non cambierei azienda per niente al mondo, quindi sono molto molto contenta. Grazie Flavia, noi ti ringraziamo davvero per la collaborazione, preziosissima in questo caso, perché sei riuscita a spiegarci che cos'è questa attrezzatura che di tanto in tanto mostriamo anche nelle nostre interviste nel corso delle fiere nazionali e internazionali in Italia, a Parigi, a Madrid e così via. Ringrazio gli amici di Venni TV. Grazie mille a tutti, ciao. E io nel frattempo vado via, vediamo se riusciamo a intervistare qualcuno degli ospiti di Geos Campania che è venuta qui proprio per saperne di più sul trituratore di Tritec e naturalmente la coppia di distributori da 300 bicchieri per il caldo e da 6 colonne, la Young 170, la nuova Young 170, per carpirne tutte quelle che sono le sensazioni. Restate con noi. E ora diamo voce a uno degli operatori
intervenuti a questo Open Day realizzato in collaborazione con FAS International, che festeggia in questo modo questo 50° compleanno. Benito Zaffardino, che è il titolare della Golden Vending, una società di gestione napoletana che passo dopo passo sta crescendo sempre di più e sempre meglio. Con i distributori FAS? Sì, con i distributori FAS. Io uso FAS da molto tempo e mi trovo benissimo, soprattutto con questi qua, le nuove generazioni che hanno prodotto. Ecco, e allora parliamo di due distributori che sono stati presentati nel corso di questo Open Day oggi: la nuova 300 bicchieri che va a sostituire il modello Perla e lo Young 170 che è andato a sostituire il precedente modello, il duetto Young. Come sono? Ti piacciono? Mi piacciono, sì. Hanno apportato delle modifiche che ci volevano, che davano parecchi problemi, anche la telemetria, che è veramente una grande cosa. Vedremo man mano come vanno, come funzioneranno. Ecco, Benito, tu sei da un po' di anni nel settore, hai iniziato un po' come tutti con due distributori, uno del caldo, uno del freddo, forse ricordando quel primo giorno in cui sei andato a installare la tua prima macchina, lo vedi come un giorno lontano. Sì, era il 2008 quando ho installato il mio primo distributore FAS, tra virgolette. Da lì ora siamo cresciuti un pochettino. Oggi disponi di oltre 120 postazioni, hai un po' di qualche collaboratore. Che... 5 collaboratori, 2 furgoni, un deposito di 210 metri quadri. Nulla rispetto ai giganti che hanno 200 furgoni, 50 furgoni, 30 furgoni. No, Fabio, però siamo soddisfatti perché a piccoli passi siamo riusciti ad ottenere anche questo, diciamo. Benito, un'ultima domanda, parliamo di corrispettivi. I corrispettivi, quella dei corrispettivi è stato visto fin dall'inizio come un problema per il gestore, perché c'era un'incognita. Tanti gestori non sapevano come avrebbe funzionato, quali sarebbero stati i dati da comunicare e così via. Oggi siamo ormai al terzo mese dall'ingresso di questo nuovo regolamento. Qual è la situazione? Fabio, guarda, la situazione per il momento, io ho messo tutti i distributori in rete, li ho collegati tutti quanti, stiamo già rilevando tutti i dati. Per il momento non è chissà che guaio c'è stato. Le paure sono passate? Le paure sono passate, sì, infatti. Spero che ci porteranno a un miglioramento, ovviamente, in questo settore. Cosa pensi del collegamento in remoto dei distributori? Fabio, è una cosa che ci farà risparmiare tempo, lavoro, chilometri. E migliorerà il servizio, ovviamente. Quindi... FAS, grazie al sistema che ha realizzato con la tecnologia cloud e un tablet che si interfaccia sulla parte anteriore della macchina del caldo, riesce a soddisfare queste esigenze. Abbondantemente, sì, riesce a soddisfare tutte le esigenze. Molto intuitiva come macchina. È una bella macchina, la dobbiamo provare. Però. Bene, e allora noi ti lasciamo andare di nuovo nell'aula, nella stanza dove sono concentrati i visitatori con i distributori di FAS International. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento su Vending TV e vendingnews.it. Benito Zaffardino di Golden Vending. Alla prossima. Un saluto a Vending TV e Vending News. Ciao Benito, arrivederci a voi.